Salve naufraghi, bentornati. Anche oggi osserviamo al microscopio quello che abbiamo di fronte a basso ingrandimento. Siamo a 40 ingrandimenti, più chiaramente l'ingrandimento digitale che non è quantificabile. Abbiamo un'alga filamentosa. Cosa possiamo vedere dell'alga filamentosa? Possiamo vedere che è composta da una fila di singole cellule che sono separate dalla membrana cellulare e dalla parete cellulare, e quindi lo spessore di un filamento è appunto quello di una cellula. A intervalli regolari più o meno si vede la parete cellulare che separa una cellula dall'altra, e al più presto proverò a determinare questa specie. Ora metto a fuoco un altro punto. Lo mettiamo al centro dell'inquadratura e proviamo a aumentare l'ingrandimento. Queste alghe sono l'equivalente... No, questa è una vorticella, bellissima. Questa è una vorticella o no? Forse abbiamo beccato un protozoo cigliato. No. Non lo so, non si muove come dovrebbe. Se è una vorticella non è vivissima. Peccato. Invece qui mi sembra di aver visto qualcosa che si muoveva. No, ma questa sembra chissà che. No, no, non è una vorticella. Vabbè, torniamo alle nostre alghe. Qui vediamo un particolare in cui sta ramificando. Si vede la separazione tra due cellule. E sono molto importanti perché sono, e qui si vede la separazione tra altre due cellule, ora lo metto meglio a fuoco, e sono molto importanti perché dentro gli abbeveratoi queste alghe funzionano come le foreste più in grande, cioè sono i produttori primari dell'ecosistema della pozza d'acqua. Io vi saluto, fino al prossimo video, speriamo di beccare qualcosa di zoologico e di più attivo. A presto, mettete un like!